Nella vita c'è sempre una prima volta. Questa è la tagline del video di oggi. No, ma sto posto che cacchio è diventata una giungla, oh. È uscita la nuova linea di prodotti della Solognac dedicata al bushcraft, prodotti che penso troverete a breve sugli scaffali dei punti vendita Decathlon della vostra città. Non so se al momento sono già usciti o se si trovano ancora solo online. Ad ogni modo, Solognac mi ha dato la possibilità di testare questi prodotti, quindi mi è arrivato un bel paccone pieno di cose. Ho accettato perché ero molto curioso e penso lo siate anche voi. Ho dedicato un video a parte al coltello, al Sika 150. Se ve lo siete perso, andatelo a recuperare, ve lo lascio come al solito in schermata finale. Oggi vediamo il resto dell'equipaggiamento, nello specifico la maca con la sua zanzariera, il tarp e il paracord. Qui c'è tutto l'occorrente per allestire un bivacco, quindi vedremo nel dettaglio tutti questi oggetti, vedremo come si montano e poi dopo passerò la notte nel bosco con l'equipaggiamento di Solognac. E come vi dicevo poco fa, c'è sempre una prima volta nella vita per qualsiasi cosa. Ecco, sarà la mia prima volta con la maca, il mio primo bivacco nel bosco utilizzando la maca. Sono molto gasato. Ho lasciato il tavolo a dei ragazzi, dovevano fare uno shooting fotografico, così stanno più comodi. Avevano un sacco di attrezzatura, io invece viaggio leggero. Vabbè, dove eravamo rimasti? Come forse avrete intuito dall'impacchettamento molto approssimativo, io questi oggetti li ho già scartati, li ho già esaminati, li ho già montati, perché essendo un neofita della maca volevo capirci qualcosa io prima di farveli vedere. Mi sono fatto un attimino di cultura per evitare di dire cavolate e per assicurarmi di montare tutto nel modo corretto. Ad ogni modo, la maggioranza dei prodotti di Decathlon sono molto user friendly, quindi sono progettati per essere utilizzati facilmente anche dai principianti. Prendiamo questa maca per esempio, ha due spezzoni di corda e due moschettoni già inclusi, quindi non si deve fare altro che fissare gli spezzoni di corda intorno agli alberi e agganciare la maca con i moschettoni esattamente come viene specificato nelle istruzioni in etichetta, e il gioco è fatto. Sempre inclusa c'è una mini amaca aggiuntiva che serve per contenere degli oggetti e tenerli sollevati da terra e a riparo dalle intemperie. Non male, una bella idea. La provo, attenzione. Oh. Beh, direi che tiene, dai. Sono riuscito a non finire per terra, è già qualcosa. Nel frattempo si sta facendo buio, ho acceso il faro. Lo sapete raga, io sto sempre in ritardo. Vabbè, comunque il video termina qui. No, non è vero, dobbiamo montare la zanzariera. Ho diviso in due i 20 metri di paracord per realizzare due ridge line da 10 metri ciascuna che mi serviranno per montare sia la zanzariera che il tarp. Una ridge line non è altro che un lungo spezzone di corda che viene teso tra due alberi e munito di asole scorrevoli che sono montate con dei semplici nodi Prusik. Queste asole saranno i miei punti di ancoraggio. Ok, questa è la zanzariera montata, è un'operazione abbastanza semplice e intuitiva. Adesso ci avviciniamo perché voglio farvi vedere alcuni particolari. La parte superiore ha tre punti di ancoraggio che possono essere sfruttati per montare la zanzariera sulla ridge line. Si entra grazie ad una cerniera apposta sulla parte bassa e le estremità si stringono bene con questi laccetti in modo che gli insetti non riescano ad entrare. Voglio soffermarmi un attimino in più sul tarp perché è abbastanza particolare. Non è il classico 3x3, ma più o meno siamo lì, misura 297x285. Vi faccio vedere tutte le asole. Ne abbiamo 4, una per ogni angolo. Poi ce ne sono altre 3 per ogni lato, 1, 2 e 3, e poi ce ne sono altre 5 nella parte centrale, 1, 2, 3, 4 e 5. Da notare che su questo lato qui e su questo lato qui le asole sono posizionate in maniera equidistante, mentre sugli altri due lati sono messe in maniera asimmetrica. Vedete, questa distanza qui è più grande di questa distanza qui. Come mai questa costruzione così strana? Boh,
Molto probabilmente è una costruzione ottimizzata per alcuni tipi di setup particolari, che sono quelli che si trovano sulle istruzioni riportate in etichetta, istruzioni che sono però un po' difficili da decifrare perché ci sono dei disegni che non sono molto comprensibili. Ad ogni modo, nonostante queste anomalie rispetto al classico tarp 3x3, che sono date appunto dalle misure dei lati e dal posizionamento delle asole, rimane comunque un tarp molto versatile con cui si possono fare tutti i tipi di configurazioni principali, quelli più conosciuti. Il lintù si può fare. Stanno a mangiare zanzare. L'A-frame si può fare. Questo qui come si chiama? Boh, vabbè, questo qui si può fare. Guardate che figata lo stealth. Basso profilo e protezione su tre lati. Un setup bellissimo che con questo tarp si può fare tranquillamente. A me questo tarp piace molto perché, ripeto, è versatile e trovo che il peso e l'ingombro siano in linea con la fascia di prezzo. È il mio prodotto preferito di questa nuova linea Bushcraft di Solognac. Comunque, direi che abbiamo parlato abbastanza, è arrivato il momento di mettere alla prova questo equipaggiamento, quindi spostiamoci in una location più idonea per il pernottamento. Eccoci qua con il setup completo. Al momento si muore di caldo e non sono previste precipitazioni stanotte, quindi la tentazione sarebbe quella di dormire senza tarp, anche perché se vi infilate lì sotto adesso praticamente è come stare dentro una serra. E il fatto è però che ci troviamo all'interno di una gola e vicino all'acqua, quindi l'esperienza mi dice che sicuramente con il sopraggiungere della sera arriveranno anche il freddo e l'umidità, quindi ho deciso di montarlo comunque. Il montaggio di Yamaha e Zanzariera l'abbiamo già visto, non ho fatto altro che aggiungere quest'altra ridgeline a cui ho assicurato il tarp. Ho fatto un montaggio un po' a volante perché c'è troppo poco spazio tra i due alberi, il tarp mi ci va giusto giusto, però comunque sono riuscito a metterlo in maniera decente. Per portarlo a terra ho utilizzato tiranti e picchetti, ovviamente aggiunti da me, non compresi nella confezione. Entriamo un attimo dentro perché c'è una cosa che mi manca da farvi vedere. A parte il sistema per entrare all'interno, vabbè, la zip, questa mi sembra che io ve l'avevo mostrata. Questo video l'ho girato in 10.000 giorni differenti, quindi ora non ricordo bene cosa ho detto nelle altre clip, vabbè, al massimo vi beccate una ripetizione. Comunque, una cosa che sicuramente non ho detto e non ho fatto vedere è che all'interno dell'amaca ci sono due tasche che servono per tenere in posizione il materassino. Faccio vedere. Materassino che è comunque necessario per proteggersi dal freddo, per isolarsi dall'aria fredda, anche quando si dorme sospesi, cioè quando si dorme sospesi, perché se si dorme per terra serve per isolare dal suolo freddo. Comunque, queste qui sono le tasche, la materassina si infila all'interno, una sui piedi e una sulla testa. Adesso non si vede bene, però sono messe in maniera simmetrica perché in teoria, se mi sono documentato bene, all'interno dell'amaca bisognerebbe dormire in diagonale, cioè non paralleli all'asse dell'amaca, ma in diagonale in questo modo, in modo da riuscire a dormire dritti e da non stare con il busto e con le gambe sollevate. Stanotte ci sarà da divertirsi. Bene, qui è tutto sistemato. Si avvicina l'ora di cena, quindi non mi resta che andare a vedere che cosa sta preparando lo chef. Ah, vedo che siamo già al lavoro qui, Ma eh. sì, sempre. Che cosa ci propone? Che cosa offre la casa Allora, qui questa sto sera? preparando il soffritto di cipolla per farcire gli hamburger. Ah, E di oltre a questo lusso. ci mettiamo sottilette, maionese, così il tuo stomaco da cinquantenne ribolle un pochino. Sono qui che prendo il fresco, mi godo il panorama, il dolce suono delle acque del torrente, mentre Dario prepara la cena. Questi sono i vantaggi di avere uno schiavetto alle proprie dipendenze. Certo, devo sopportare le sue sciocche ed inutili prese per i fondelli, però
però tutto sommato ne vale la pena. Qualche tempo fa con Dario abbiamo girato un video in questa stessa location, è un video molto molto figo in cui proviamo un paio dei suoi coltelli e succedono altre cose interessanti che adesso non vi spoilero, quindi se non l'avete visto andatelo a recuperare, ve lo lascio in schermata finale. Senti, ma che cosa stai usando per cuocere questi hamburger? Allora, è un esperimento e sto usando l'Iconel, che è un foglio in acciaio inox che uso per temperare i coltelli, per proteggere i coltelli dal calore diretto delle resistenze del forno, e regge fino a 1100 gradi questo. Quindi al posto di rischiare che la carta stagnola si sciolga sulla carne, si appiccichi, si creano buchi, la carne si sporca, proviamo questo, vediamo come va. Ma sei un pazzo, sei? Sì, sì, sei sì. Dai, va bene, va bene. E quindi lì che c'è? Ah, la cipolla sta a far soffritto, e quindi adesso il piano qual è? Cuociamo gli hamburger? Allora, si cuociono gli hamburger, poi una volta fatti mettiamo un po' di cipolla, la sottiletta sopra a sciogliere così il formaggio fuso incolla ed ingloba la cipolla sulla carne. Poi nel pane strato sotto mettiamo la maionese, l'insalata, no, maionese, hamburger, che poi sopra ci avrà formaggio e cipolla, e sopra la fogliolina d'insalata. Così eccellente. Viene la pace dei sensi. Non li inventiamo perché questi si sono accorti di più. Senti, senti. C'è uno scarabeo impazzito che mi sta pistando il botte. Insalatina dell'orto. Ma sti rane quanto hanno scassato da 1 a 10? Mo le mettiamo nei panini, voglio vedere se cantano ancora. Da notare le cipolle sopra. Fai notare quello che mi è cascato qui. Senza maionese sopra? Rinunci? Sì, rinuncio. Chiudimelo così. Aspetta che è troppo sparato. Ecco. La cipolla ci sta una bomba. Però sono buoni comunque gli hamburger, eh. Già de base, sono belli spessi, sono venuti. Sono pure cotti bene, non si è seccato troppo. Bravo, bravo. 10 più. Ottimo. L'insalata avevi detto che andava in cima, invece poi l'hai messa sotto. Lo so, ho toppato, anche i grandi sbagliano. Ma ste rane la smetteranno secondo te a un certo punto o faranno così per tutta la notte? Ma faranno così, solo che il bello è che io il sonno pesante non le sento e tu non dormirai. Maledetto. L'ora della nanna. Nota di merito per questo paracord. È estremamente riflettente. Eccomi finalmente all'interno della maca. C'è la zanzariera, c'è il telo impermeabile sopra. Alla fine non è tanto diversa da una tenda, che è il mio rifugio preferito, quello che ho sempre utilizzato fin dai tempi dello scautismo e che utilizzo tuttora molto volentieri. Adesso mi metto giù perché sono molto stanco e domani mattina risveglio e vi racconterò com'è andata la mia prima notte in amaca. Buongiorno. In effetti c'è una sostanziale differenza rispetto a dormire per terra, e data dal fatto che questa cosa, quando vi ci mettete sopra, comincia a produrre una sorta di lieve dondolio, e anche quando alla fine si ferma, c'è la condensa, anche quando alla fine si ferma sembra che comunque continui a dondolare, e si ha sempre continuamente la sensazione come di fluttuare nell'aria. E questa è una cosa che concilia il sonno in una maniera pazzesca.
Allora, vediamo se riesco a svegliarmi per bene, così vi do qualche commento sulla nottata. Anzi, facciamo così: accendiamo il faro, lo punto in faccia, così magari mi si accende pure il cervello. Comunque, ragazzi miei, è una cosa incredibile. Per essere la prima volta con questo sistema, devo dire che ho dormito piuttosto bene. Avevo paura che non avrei trovato la posizione, che mi sarei rigirato in continuazione, che non sarei riuscito a tenere ferma la testa. Il posizionamento della testa è un qualcosa di molto critico per me. Ho provato tantissimi cuscini, mi cade sempre di lato, e questa è una cosa che non mi fa dormire. Invece è andato tutto bene e ho dormito comodamente. L'unico problema è che non sono riuscito a mettermi bene di sbieco all'interno dell'amaca, come avevo detto che bisognava fare, quindi mi sono rimaste sempre le gambe un pochettino sollevate. Questo non è proprio il massimo del comfort, però nonostante tutto ho dormito bene. Anche dal punto di vista del comfort termico è andata una bomba, grazie al materassino che ho incastrato appunto nelle apposite tasche dell'amaca, e grazie a un sacco a pelo, ho portato un vecchio sacco a pelo estivo, sarà un 20 gradi di comfort, ho raggiunto un equilibrio termico perfetto, non ho avuto né caldo né freddo, e questo ovviamente ha contribuito molto a farmi passare una notte di comfort, perché poi quando uno si sveglia perché ha sudato, perché ha caldo, poi si scopre, dopo un po' sente di nuovo freddo, quindi si risveglia di nuovo. Insomma, quando non c'è un perfetto equilibrio termico è sempre difficile dormire bene. Tu come hai dormito, ovviamente? Solo col sacco nel suolo? Ma sì, con questa copertina e non basta. Hai avuto freddo? No, anzi, sono anche un po' sudato. Beata giovinezza. Ragazzi, se volete saperne di più sui prodotti della linea Solognac Bushcraft che vi ho mostrato in questo video, non dovete far altro che andare in descrizione, dove vi ho lasciato tutti i link. Non so se al momento dell'uscita di questo video i prodotti saranno già disponibili in negozio, ma penso che li potete, se così non fosse, li potete comunque acquistare online. Cosa ci offre la casa per quanto riguarda il comparto tè? Un tè classico per il buon vecchio Livio. Perfetto. E per me una tisana digestiva con liquirizia e anice verde. No, no, qui proprio. Ma tu sei matto, classico. Classico. Adesso ci scoliamo un rapido tè, anche perché sti biscotti me lo stanno a impastare sulla bocca. E tu che li volevi mangiare secco? Sono micidiali. Magari è un tuono? No? Potrebbe essere. Vabbè, ci facciamo una rapida colazione, dopodiché ce ne andiamo. Grazie per averci seguito. Iscrivetevi al canale, già lo sapete. Lasciate un like, commentate. E da me, da Dario, è tutto, e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao. Ciao. Lo sai perché il tè lo beviamo alla fine del video? No. Perché è un tè end. Ah!